Buon pomeriggio da Crevalcore. Siamo qui per parlare della giornata di inaugurazione, esattamente la cerimonia di inaugurazione del meeting della rinascita. Che cos'è il meeting della rinascita? È una kermesse sportiva che comincerà domani pomeriggio dal punto di vista sportivo, appunto dopo la presentazione di quest'oggi, e fino al 2 di giugno vedrà protagonisti quasi 3.000 atlete di 18 discipline sportive, e sono le discipline non olimpiche, cioè quelle che normalmente appunto non hanno la vetrina magari della televisione, dei giornali, quelle che vengono praticate da migliaia e migliaia di sportivi, ma che in realtà non vengono viste più di tanto. Per quale motivo si è deciso di organizzare una cosa di questo tipo? Perché ovviamente si sono accorte queste discipline che unite insieme formano la quarta federazione in Italia come numero di praticanti, e bensì la prima a livello scolastico. Sono tante le persone qui alla palestra del primo maggio, una delle prime palestre ricostruite qui a Crevalcore dopo il terremoto, per portare la loro esperienza, e vedremo anche quanti atleti sono per portare il loro saluto. Noi vogliamo cominciare a parlare di quello che è successo qui a Crevalcore, ma soprattutto di quello che potrà succedere da ora in poi, perché l'obiettivo è quello della normalizzazione. Allora, il primo nostro ospite di oggi è Monica Barchetti. Monica è una grande protagonista dell'ultramaratona, ovvero ti piace correre tanto, diciamo così, sia come atleta che come organizzatrice della maratona di Crevalcore del 6 di gennaio, ma non solamente. E quindi tu hai portato un po' la tua esperienza, e qua sei un po' da testimonial del tuo paese. Sì, effettivamente sono qui in questa veste, Crevalcore è il mio paese, quindi sono onorata di essere stata chiamata a rappresentare un po' questa manifestazione, e in veste di madrina spero di portare un po' di fortuna, insomma, ecco. Il tempo non è dalla nostra parte, però questo migliorerà, insomma. Diciamo che qui a Crevalcore questo venticciolo con qualche goccia di pioggia ormai non vi spaventa di certo. Assolutamente no, diciamo che quello che abbiamo passato in confronto non è niente, insomma. Senti, allora, quest'anno non sei riuscita a portare la tua specialità, l'ultramaratona, o comunque insomma le grandi distanze, per motivi, diciamo così, logistici. Ci sono già tante cose, e poi ci sono già tante iniziative. Ecco, però, visto che fa parte comunque degli Olympic Games, vorremmo che tu ci raccontassi questa vostra esperienza. Cioè, voi fate anche 6 giorni di fila, no? Di corsa. Ecco, come mai uno dice, ma questo è un matto? Sì, effettivamente è un po' strano sentirne parlare, non è semplicissimo, e anche noi quando ne parliamo con una certa cautela per non sembrare un po' pazzi. In realtà l'ultramaratona lo dice da solo, il termine significa che noi corriamo tutte le distanze che vanno oltre la distanza classica della maratona che c'è alle Olimpiadi, quindi 42-195 metri. Io diciamo che da qualche anno mi sono approcciata a questa disciplina, alla quale mi sono veramente appassionata, ma ho sempre amato correre, quindi non era tanto difficile per me, e fino ad arrivare appunto a correre la 6 giorni di seguito, quindi 144 ore continuative. Naturalmente non vi spaventate, non sono 144 ore ininterrotte, si può dormire, ci si può riposare, insomma ci si prende i propri tempi. È naturale che più distanza compi e più il risultato è migliore, e io ritengo per il momento la miglior prestazione italiana assoluta. E quindi in 6 giorni quanto hai percorso? Ho percorso 723 chilometri e qualche metro, contano anche quelli, ma 723 chilometri sono stati veramente belli, intensi. Sì, ma quando ci si prepara per una competizione così, insomma, l'impegno deve essere che come minimo ti fai 20-30 chilometri tutti i giorni, è così oppure no? No, non è esattamente così. Diciamo che molto sicuramente fa l'allenamento e fa quello che appunto riesce ad assimilare con i chilometri che fai, però fondamentalmente è la testa che ti permette di compiere questi risultati e di fare queste distanze. Fondamentalmente tutto ti parte da dentro, poi l'allenamento ci vuole, non sono i 20-30 chilometri giornalieri, che si fanno anche quelli, però di sicuro è molto motivazionale, molto dipende da noi.
Allora, intanto io ringrazio Monica, che fra un po' appunto sarà anche sul palco. Voi fino a questo momento vedete soltanto noi lo sfondo, ma in realtà si stanno preparando. Grazie Monica, grazie pure, grazie. E intanto invece si stanno preparando veramente in tanti per portare il loro saluto, e il loro saluto lo porterà anche l'assessore allo sport della Regione Emilia-Romagna, Massimo. Vorrei appunto che tu provassi, insomma, a raccontarci un pochino anche come pian pianino anche la Regione Emilia-Romagna ha trasformato questi luoghi. Si diceva da luoghi in cui hanno ospitato tende, hanno ospitato, finalmente tornare a giocarci. Si diceva sentivo parlare Broglia prima, che il campo da tennis è diventato prima appunto un campo mensa, poi la chiesa del paese, poi è diventato la scuola, e poi finalmente ha detto da domani tornerà nuovamente il campo da tennis. Per noi è una sorta di resurrezione. Certo, è un ritorno alla normalità, è una normalità qui, sono anche le piccole cose quotidiane che magari noi diamo sempre per scontati nella vita quotidiana, no? Quando ci vengono a mancare ci rendiamo conto dell'importanza, e riconquistarli sono piccole fette appunto anche di vita che si vanno a ricomporre, piccoli tasselli del mosaico che si vanno a ricomporre. Sull'impiantistica sportiva abbiamo sofferto e soffriamo moltissimo. In parte per quella coperta siamo riusciti a intervenire con il piano scuole, che prevede anche le strutture di palestra al coperto che abbiamo ripristinato. Ora c'è da affrontare tutto il tema dell'impiantistica all'aperto, che appunto sono stati utilizzati gran parte di questi per gli interventi di prima emergenza, e che adesso vanno riconquistati a quello che era la loro attività tradizionale. Fare sport qui significa molto, perché significa, e lo si sta vedendo soprattutto per i più giovani, i bambini, gli adolescenti, la possibilità di stare insieme, di aggregarsi, di fare coesione, e per queste comunità Dio sa quanto ce ne sia bisogno in questo momento. Senti, puoi darci anche qualche numero? Mi sembra di aver letto, insomma, che per 22 palestre avete finanziato 22-24 milioni. Adesso mi viene, insomma, i numeri ancora li ho un po', però mi sembra di aver capito che comunque, proprio per quello che dicevi, la coesione dello sport, il fatto che si rivive attraverso lo sport, insomma, anche la regione ha avuto una particolare attenzione a questo settore, che dobbiamo dirlo, quando mancano le risorse di solito è il settore che viene tagliato immediatamente. Sì, prima che la banda ci copra del tutto, sono stati 24 milioni che, dicevo, devo dire obiettivamente, siamo riusciti a recuperare perché siamo riusciti intelligentemente ad associarlo al piano di intervento sulle scuole. E insieme all'assessorato alla scuola della Regione Emilia-Romagna abbiamo progettato un'idea di scuole e di plessi scolastici come veri e propri campus, in cui l'attività sportiva, l'impiantistica sportiva fosse messa a servizio sì della didattica della scuola, ma parallelamente e contemporaneamente anche a servizio di tutta la comunità 24 ore su 24. Questa credo sia stata un'idea intelligente e lungimirante, che ci consente oggi di ridare a queste comunità luoghi in cui è possibile praticare lo sport durante tutti i 12 mesi all'anno. Chiudiamo con un Olympic Sporting Games, un'iniziativa secondo me straordinaria per quella che è la valenza proprio del fatto che le discipline sono tante, poco conosciute ma molto praticate, e quindi magari riunirle insieme può essere un buon modo anche, come non dico per contrastare le discipline più conosciute, perché non c'è da contrastare nulla, ma per valorizzare quello che c'è. Sì, sono discipline che vedono una grande partecipazione di praticanti, ma anche di seguito di simpatizzanti e di spettatori, che noi non conosciamo più di tanto perché non hanno i passaggi televisivi che hanno gli altri sport. Questa iniziativa ha il merito di metterle tutte quante insieme, renderle visibili tutte insieme, e ha il merito di farlo qui, riaccendendo appunto i riflettori su quello che è una grande realtà, la realtà degli i praticanti dello sport in questa regione, e non solo, ma in questa regione, diciamo, hanno degli picchi di indici di record nazionali per popolazione praticante dello sport, o anche semplicemente in modo amatoriale, non solo dilettantistica o professionistica. Questo è un grande appuntamento, una grande occasione, speriamo sia l'inizio di una lunga serie di altri appuntamenti che avremo ogni anno in questa regione. Grazie a Massimo Mezzetti, che è l'assessore
allo sport in Emilia-Romagna. E dobbiamo dire, noi abbiamo, come sentite in sottofondo, la banda musicale che ci sta proponendo, come dire, un anticipo di quello che sarà. Dobbiamo anche dire la verità, cioè che questa sera, se vedremo, insomma, come dire, qualche cosa, come dire, non proprio organizzata alla perfezione, è perché tutto era pronto per poter agire, per poter essere nel campo a fianco, il campo sportivo a fianco all'aperto. Voi, come si diceva, purtroppo il maltempo ci ha costretti, ha costretto l'organizzazione a cambiare tutto quello che era stato messo in scaletta, ovvero il fatto che sono dovuti entrare qui all'auditorium Primo Maggio, bellissima struttura, ci dicevano la prima struttura nata dopo il terremoto, e quella che qui ha ospitato anche importanti momenti anche della vita del paese. Quindi comunque è una struttura bellissima in legno lamellare, è una struttura che potrà essere assolutamente utile per il proseguio della manifestazione. Ora noi lasceremo anche fra un pochino la linea a Michele, lo speaker della manifestazione, Michele Marescalchi, perché ci racconti quello che sta succedendo alle nostre spalle. Voi vedete appunto il cartello degli sponsor di oggi, ma in realtà i protagonisti veri di quest'oggi saranno i bambini, a cominciare dai bambini delle scuole, della scuola calcio di Crevalcore, che praticamente si è pian pianino, entreranno con tutte le loro bandiere, tutto quello che possono, per far vedere quelle che sono le discipline sportive, che le 18 discipline che in questi 10 giorni prenderanno via e daranno vita appunto al meeting della rinascita organizzato dal gruppo, dal Olympic Sporting Games. E allora, intanto stanno per entrare le ragazze, anzi prima di tutto la banda di Crevalcore, e dopo la banda di Crevalcore, dicevamo, i ragazzi della scuola calcio e basket di Crevalcore, con i cartelloni appunto delle varie federazioni. Vediamo basket taekwondo 3, le bocce, il bowling, la dama, il wushu kung fu, le cheerleading, il dodgeball, il paddle tennis, gli scacchi, l'orienteering, il rugby, il bridge, l'equitazione, la palla tamburello, il cricket ed infine l'ultimate frisbee. Questi ragazzi appunto saranno seguiti fra pochissimo anche, esattamente lo vedete, da una rappresentanza di tutti gli atleti che fanno parte anche di questa, una rappresentanza, dicevamo, di tutti coloro che in questi 10 giorni andranno a fare le varie discipline sportive. Quindi le vediamo, l'hanno voluti inserire tutti insieme. Per quale motivo mettere tutti questi ragazzi insieme? Perché loro in questo modo dimostrano che l'Olympic Sporting Games vuole dire unire tutti i ragazzi, vuole dire fare in modo che questi ragazzi possano esibirsi e fare in qualche modo riuscire a far sì che non si pensi allo sport singolo, a quello che rappresentano oggi, ma bensì ad un'unione, al fatto che loro rappresentano tutti gli sport insieme, le loro 18 discipline sportive. E allora ecco che sono qui schierati, li vedete, sono veramente tanti i ragazzi, non hanno tanto spazio a loro disposizione. Vedete il comitato anche della Federazione Pallatamburello, che sono ovviamente, e noi lasciamo la linea a Michele Marescalchi, perché da lui partiranno anche le prime interviste, e soprattutto partirà, questi sono ragazzi riusciranno a ovviamente fare anche l'alza bandiera. Saranno partecipi di queste due settimane di avvenimenti. Prima di iniziare con i vari saluti convenevoli, ovviamente apriamo come doveroso col nostro inno, l'inno di Mameli.
pronti alla morte l'Italia chiamò. Pronti alla morte, siamo pronti alla morte, pronti alla morte l'Italia. Grazie alla banda Pietro Mascagni di Crevalcore. Ringraziamo la banda. E ora la parola per il primo saluto da parte del COL, comitato organizzatore di questi giochi. Il saluto da parte di Mauro Fizzoni. Lasciamo un attimo sfilare le varie rappresentative, ecco così. Ecco, facciamo sfilare anche i ragazzi, così si portano ai lati degli ospiti, del pubblico. Di grazie. Pausa prima di partire con il discorso del presidente dei Olympic Sporting Games, che è il comitato organizzatore locale, Mauro Fizzoni, è pronto ovviamente a fare, come dire, un certo discorso che parlerà soprattutto dell'unità di tutto il movimento sportivo. E intanto i ragazzi si stanno portando ovviamente ai loro posti, ognuno di loro occuperà un posto perché come dicevamo si doveva essere allo stadio con tanto spazio, invece in realtà siamo all'interno di questo auditorium che è bellissimo, dobbiamo dire, ma ovviamente gli spazi sono un po' angusti rispetto a una sfilata come poteva essere quella organizzata dal comitato organizzatore locale. Allora dovremmo già essere pronti per il discorso di Mauro Fizzoni, che è appunto, come dicevamo, il presidente del comitato organizzatore locale, diciamo quello che ha organizzato in maniera veramente con il cuore questa manifestazione e che ha veramente la volontà di portarlo sempre avanti. Mi scuserete, ma la voce è quella che è, però proverò a resistere fino alla fine del discorso. Autorità presenti, gentili spettatori, atleti, tecnici, giudici, volontari, buonasera a tutti voi. Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Mi presento, sono Mauro Fizzoni, molti non mi conoscono, sono il presidente del comitato organizzatore locale dei Olympic Sporting Games e nello specifico del meeting della rinascita che partirà stasera. Quando abbiamo iniziato a ragionare circa 2 anni fa, non credo che molti pensassero seriamente che ci saremmo trovati qui stasera a dar corso a quella che ho sempre definito un'idea pazza. Sta di fatto che pazzi o visionari motivati, come piace dire a me, forse lo siamo stati in tanti, a cominciare da quelli che mi hanno ascoltato e sopportato per tutti questi mesi. E qui parto con i primi ringraziamenti. Vorrei qui al mio fianco, loro non lo sanno, Fabio, Francesco, Massimo e Matteo. Non me ne vogliano gli altri collaboratori, ma con loro quattro ho condiviso entusiasmi ed amarezze e senza di loro probabilmente avrei mollato tutto alcuni mesi fa e stasera non saremmo qui. Li aspetto. Non era preparata questa, non lo sapevano. Fabio Galimberti, Francesco Franceschetti, Massimo Ruffini sicuramente sarà impegnato in tutte le altre incombenze e Matteo Fogacci è impegnato con le riprese della diretta televisiva. Grazie ancora ragazzi, state qui con me. Allora, stasera dunque daremo il via al meeting della rinascita, la prima esperienza di una, speriamo lunga e proficua, collaborazione fra le discipline non olimpiche e non paralimpiche. Per la prima volta vedremo circa 20 sport di cui abitualmente non sentiamo parlare, se non marginalmente. Da soli saremmo 20 debolezze. Insieme siamo il quarto sport nazionale e il primo per le attività scolastiche e per i giochi sportivi studenteschi. Per la prima volta un evento sportivo vedrà insieme federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e il comitato paralimpico.
Circa 2.500 atleti si cimenteranno in gare e dimostrazioni per una decina di giorni. Proveremo, come si dice abitualmente in questi casi, a tenere accesi i riflettori su questo territorio ad un anno dal sisma. Il progetto è ambizioso e non si fermerà qui. Già dal 3 di giugno lavoreremo per preparare l'evento nazionale del 2014 e quelli ancora ambiziosi degli anni futuri, dalla presenza ad Expo Milano 2015 alla candidatura dell'Emilia-Romagna per i World Games, i giochi internazionali delle discipline non olimpiche. In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con le amministrazioni locali, con singole persone e associazioni dei comuni di Cento, Crevalcore, Finale Emilia, Pieve di Cento e Sant'Agostino. Saluto gli amministratori locali e tutte le autorità presenti. Scusate. Questi territori tanto provati quanto ricettivi e propositivi nei nostri confronti, anche quando abbiamo messo a dura prova la loro pazienza con le nostre necessità, pretese organizzative. E qui apro una doverosa parentesi per il Comune di Cento, col quale mi sento personalmente in debito. Sarà mia cura coinvolgere le discipline che si renderanno disponibili per organizzare un ulteriore evento futuro per compensare alcune defaillance e o rinunce dell'ultimo momento, non dipendenti dalla nostra volontà, ma delle quali ci faremo carico al fine di onorare comunque al meglio il notevole sforzo sostenuto dall'amministrazione comunale di Cento. Era doveroso questo passaggio, permettetemelo. E ringraziamenti per tutte le realtà sportive presenti, per quelle e anche per quelle non presenti, alcune per mancanza oggettiva di spazi per la pratica della loro attività, come per esempio gli sport tradizionali. Non siamo riusciti a trovare un terreno idoneo per svolgere la gara di ruzzola. Alcune altre avevano in programma eventi concomitanti col meeting che non potevano essere spostati o rinviati, come la ultramaratona, però in ogni caso rappresentata degnamente dalla nostra madrina Monica Barchetti, cittadina di Crevalcore. Un grazie al CONI regionale nella persona del presidente Umberto Suprani, della cui giunta mi onoro di far parte, e un grazie anche a chi lo ha preceduto, l'amico William Reverberi, che non può essere qui per impegni di famiglia. Abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto alcuni errori che cercheremo di non ripetere in futuro. Per le prossime edizioni cercheremo di essere più chiari possibile, non lasciando spazio ad interpretazioni diverse degli accordi dichiarati. In questi ultimi tempi abbiamo frequentato molto questo territorio e ne abbiamo colto la vitalità e la voglia di fare nonostante le avversità. Ne abbiamo colto la ferma volontà di rimboccarsi le maniche tutti insieme, insieme più di prima. Questo è un bel messaggio per tutti noi e, permettetemi, anche per tutta l'Italia, sportiva e non. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, o ci risolviamo tutti insieme o non ci risolviamo. Anche il nostro meeting della rinascita avrà successo se si lavorerà tutti insieme, pensando al risultato complessivo più che alla singola gara della propria disciplina. Concludo con un doveroso e sentito ringraziamento per gli sponsor che hanno creduto nella nostra idea pazza, come dicevo all'inizio. Ringrazio pubblicamente Camut Enterprise of Europe, Coppa Adriatica, Panathlon Bononia e Rigoni di Asiago. Di nuovo buonasera a tutti voi, spero di non avervi annoiati troppo e buon divertimento con la cerimonia che va a iniziare. Ringraziamo Mauro Fizzoni e i suoi collaboratori, sono gli autori, così, coloro che dirigono questo comitato. Dicevamo di Mauro Fizzoni, che ci ha veramente messo tutto, addirittura ha perso la voce in maniera completa, e allora noi cominciamo a vedere quelle che sono le esibizioni delle cheerleaders. Le cheerleaders di oggi sono praticamente due gruppi, un gruppo formato dalle ragazze della Virtus e un gruppo formato dalle ragazze della Upis Zavattaro. Il gruppo della Virtus si chiama Star Cheer, mentre quello delle Upis Zavattaro
il Cheer Heights, quindi fra un po' le due ragazze, le vederate, si stanno preparando appunto su, ovviamente non hanno tanto spazio, ci hanno detto che avrebbero potuto e voluto fare qualcosa di molto più bello potendo avere a loro disposizione lo spazio che gli era stato concesso all'interno del campo da calcio, e ovviamente invece le ragazze sono già pronte, quindi noi lasciamo nuovamente la linea alla musica per seguire insieme l'esibizione. Le ragazze si preparano per il secondo. Eccoci qua, dopo la prima esibizione da parte delle ragazze, si stanno preparando per quella che sarà il secondo momento. Avete visto, concluso con la piramide umana e quindi ovviamente il salto della ragazza che era più in alto di tutti. Fra poco ci presenteranno una seconda esibizione, intanto però continueranno quelle che sono le esibizioni da parte, ecco, intanto eccole qua, pronti per la seconda esibizione delle ragazze. Brave anche queste ragazze, questo secondo gruppo di cheerleading. Andiamo ora alla terza esibizione. Dopo appunto le ragazze dell'Upis Zavattaro tornano in pedana quelle della Virtus, avete visto sono quelle in bianco e nero, i colori classici della Virtus, anche più numerose, eccole qua, sono pronte. Allora per una parte la musica, lasceremo nuovamente appunto la linea a quelle che sono le ragazze della Virtus, davvero con una bella esibizione, prego. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. Alright. Ringraziamo il gruppo delle cheerleading, lo posso dire? Tanto ringrazio alla console, i nostri miei aiutanti oggi, Matteo e Silvia, che sono... Eccoci qua nuovamente, si sono presentate le ragazze, sia quelle dello Youth Zavattaro, come abbiamo detto, sia quelle della Virtus, e invece per quello adesso dovrebbero ricominciare
invece i discorsi ufficiali, ovvero sarà un pomeriggio in cui si alternano i discorsi appunto delle personalità che sono qui intervenute, sia quelle che abbiamo già sentito anche nei nostri microfoni, come quelle istituzionali, che soprattutto quelle anche sportive. E allora eccoli qua che vengono chiamati il presidente del CONI regionale Emilia Romagna, Umberto Suprani, che fin da subito ha creduto nel progetto dei Olympic Sporting Games, tanto che è stato lui a nome del CONI nell'ottobre scorso, quando l'iniziativa è stata presentata in quel di Rimini durante la Fiera dello Sport di Rimini, a dare il proprio assenso e a partecipare alla conferenza stampa di inaugurazione appunto dei Olympic Sporting Games, di questo particolare progetto che appunto qui a Crevalcore alla sua prima iniziativa. Un cordiale saluto da parte del CONI regionale, che ha sempre appoggiato questa iniziativa, perché ha capito al volo soprattutto la valenza sociale, ha capito al volo che poteva dare luce a quelle discipline, a quegli sport di nicchia che normalmente rimangono in un loro angolo. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti coloro, tutti quei volontari che si sono impegnati per una scommessa che è già vinta solo perché oggi ci troviamo qui. L'amico Fissoni l'ha chiamata un'idea pazza, io la cambierei, direi un'idea originale, che ha risvegliato un mondo che aveva bisogno di essere visto, ammirato e soprattutto conosciuto in tutti i suoi particolari. Ringrazio tutti, secondo me adesso la parola deve passare da domani a tutti coloro che saranno di protagonisti, sia in campo che fuori, perché gli amici dei No Olympic Sport Games hanno avuto il pregio di far prevalere l'ottimismo della volontà e della passione sul pessimismo della ragione. Grazie a tutti voi. Ringraziamo il presidente del CONI regionale Umberto Suprani, rapidissimo, velocissimo. Dobbiamo fermare pochi istanti, ma torneremo subito qui alla palestra Primo Maggio di Crevalcore per parlare ancora del meeting della rinascita.